Ciao, abbiamo appena finito di parlare con Everard. Dobbiamo andare da da Magnana a farci dare la chiave della porta che dobbiamo aprire per fare un favore a lui, in modo che ci aiuti a ritrovare la nostra pistola. Nel frattempo abbiamo ottenuto un assegno che dobbiamo dare al locandiere e dovremo anche probabilmente parlare con Joyce di quello che abbiamo discusso con lui, quindi c'è un po' di roba da fare ovviamente. Abbiamo scoperto diverse cose, se vi ricordate la scorsa puntata. Quindi adesso io manderei la sigla e continuerei. Ciao, questo è il mio bel faccione e tra qualche secondo non lo vedrete più perché io sto schiumando con il computer in questo bugigattolo che mi devo creare ogni volta se mi volete vedere in faccia. Quindi ci vediamo probabilmente a settembre se continua così e vi dovete sorbire la mia voce senza vedere quello che sono le mie espressioni, mi dispiace. A tra poco. E rieccomi decisamente molto meglio. Allora, andiamo a parlare con il nostro coso, come si chiama? Magnana. Dovrebbe essere il tizio che sta, diciamo, di guardia, no? Aspetta, ma ora io lascio passare, quindi posso aprire le porte? Questa cosa mi gusta molto. C'erano delle porte chiuse, mi pare, no? O sbaglio? No, questa in realtà era aperta. Forse questa. O no? No, questa è dove siamo usciti adesso. No, per il momento non ho capito che cosa posso aprire con questa porta. Con quella chiave, però vediamo dopo. Ok, eccoci qua. Allora, andiamo a parlare con... Questo dovrebbe essere Magnana, no? Sì, è abbastanza bello. È vero. Right. You talk to the boss, eye to eye. Like men of the plane. Everard, ti ho detto che hai la chiave di una porta. What door is this key supposed to open? A una donnola. Oh, say no more. I got you. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Prego, prego. Working class solidarity, as they say. I'm not so sure about the hustle grind, but you know, it doesn't matter. It's a good thing you're doing. Ok. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. Allora, una porta nel del seminterrato dietro la serra. Dietro i Whirlings. Means we keep out of each other's business. Va bene. Ok, but where did you get the key from? The janitor gave it to me. Nice fellow. We talked about life and things that really truly matter. Ok. None of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Qualcos'altro che dovete sapere su questo compito? I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Okay. He means he's not going to tell you, cause he doesn't know. But he will shoot his mouth off with you now that you're who he is. And what they're fighting for? Senti, veramente sai qualcosa degli Erdi? Los Ardis? They're an independent militant group. A bit too high strung, but it comes with the responsibility. Oh, they're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except it's Everard's law. But really, they're just like you. Okay. Is he actually comparing you, an officer of the law, to come on? He's just trying to keep the peace. Solo una legge, sono io. Must be nice being something else for a change. Perché stai scioperando? La vostra quota?
Aspetta, quindi non i salari o le pensioni o... Ah, queste le hanno già sistemate. Beh, allora non dovresti essere grato? Mai. Ok. Qua si potrebbe poi aprire un discorso enorme. Quanto grande è la quota che vorreste? However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board so they could take part in the decision making process. Okay. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page. Communism is basically wanting to kill the rich people or deporting them to a labor camp in Southeast Grad. But don't say that out loud. Sei un comunista? No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. No science to it at all. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Le uniche cose che trattengono qualcuno sono non posso e non dovrei. Esatto, non dovresti prendere qualcosa che non è tuo. Then how can anything ever be mine? But that's okay. We don't have to agree. The prairie is wide enough for all of us. Il capo Everett cosa può dirmi su di lui? Best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. Ok. Cosa comporta il suo ruolo? Kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties. Watches out for his okay. own. By that, you mean corruption? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? And in this world, the old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. Ok. A parte la scrivania, in effetti. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. Not you. You would like to say, but then there's that weasel door. This man has political theory, and it has not failed. Okay, sembra che tu abbia passato molto tempo a pensare alla situazione politica. Sure, I've had the necessary free time. Fortunately, there's always certo. The look in his brown eyes conjures up an understanding. For him, having command of his time is the most important. It all comes together now. The way he speaks about scabs. His general attitude. He's a follower of a 500-year-old Franco-Nigerian Boyadero code, itself an appropriation ah, of capito. This time cool. Codice Boyadero Franco-Nigeriano di 500 anni fa. That of a noble peasant or a traveling herdsman. True to okay, yourself, certo. Independent se sono un Boyadero? No. 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 The man sits on the railing, his hands reaching far and wide. Yet it feels as if he could effortlessly go even wider, if need be, an endless torrent. E qualche idea? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Come? Ma noi lo sappiamo perché? Perché aveva fatto una violenza, no? A una donna. Il porto è un'area principale per indirizzare il sospetto. Secondo te i portuali sono coinvolti? What a thought. Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Spinti come? Your dead guy was an enemy combatant. Cioè? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable ho capito. L'hai ucciso? Type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men. Ma certo. With all sorts of skills. He's not lying about not doing it. Ma no, ma infatti anch'io ci credo che non è stato lui. This has been of limited use. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search. Ok. Molto bello è stato parlare con te. Kingdom. Pensiero completato. Vai. Vediamo. The kingdom of conscience will be exactly as it is now. Moralists don't really have beliefs. Sometimes they stumble on one, like on a child's toy left on the carpet. The toy must be put away immediately, and the child reprimanded. Centrism isn't change, not even incremental change. It is
control over yourself and the world. Exercise it. Look up at the sky, at the dark shapes of the Coalition airships hanging there. Ask yourself, is there something sinister in moralism? And then answer, no. God is in his heaven. Everything is normal. Ok. Vediamo che bei bonus ci dava. Ci dà le opzioni di dialogo moralista guariscono più un morale, bello. Limite di apprendimento per volontà aumentato a 5, aumentato da 5, ok. L'unico che non mi piace è questo. Anzi, questo devo dire che è veramente brutto. La prima occasione lo toglierò. Ok, abbiamo la chiave. Perfetto, adesso io direi di andare a vedere... di aprire questa porta. Ovviamente siamo poliziotti e quindi non possiamo esimerci dal controllare quello che c'è dentro. Giusto? Ok. Ah no, intanto volevo provare a dare il... l'assegno al tizio. Vediamo un po' se mi dice qualcosa. Visto che sono qui. Ehi, guarda un po' che cos'ho. Can I help you? Got the 20 real. Ho questo assegno gigante. You must be kidding, right? Yeah, good one, officer. Real funny. Sul serio? Non lo accetta? But this establishment only takes cash. Now... Fried, near the gates. They'll exchange it. Giusto? Hai ragione. C'era fritto. E tra l'altro ho anche delle bottiglie da dare a Fritz. Ora, il problema è che non ricordo dove cacchio era, ma probabilmente era giù in fondo. Ah, questa non è una... pensavo fosse una pattumiera. Allora, vediamo dove possiamo trovare Fritz, che non me lo ricordo proprio. C'è una bottiglia? È una bottiglia quella? No. Allora, lui non è Fritz. Questo non... questo è Fritz? No. O sì? Era lui? Era lui Fritz? No, non era lui. Hello, hello. No. Oddio, ma chi era Fritz? Non me lo ricordo. Ah. Lui non è Fritz? Forse era qui? Nope. Di qua? Oddio, non me lo ricordo, ragazzi, aiuto. Tra l'altro l'ha pure detto lui, ma no, ma non ho mica capito che cosa intendeva. Qui c'è la vecchia. Qui c'è lo sciopero. Ah, forse è questo. Sì, è questo. Cioè, tra l'altro c'è pure scritto sul cartello. Ok, ciao. Ah. Cos'è che stai leggendo? I don't know. Frit. E cos'è fritto? I think Oops. They think that the extra tea makes it funkier. Sì, certo. The story goes that normal fritta with two teas, a men's workwear shop in Vredefort. Ah, ok, con due tea un altro negozio. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation. Ma lolla, bellissimo. An extra letter to avoid I don't Fantastico. Know, a 7 to 11 grocery. I think okay. The story goes. Che rivista leggi? This is Pop Stars. Pop Stars. It's got, like, famous people in it. It's not for sale. Approvo questo, molto futuristico. Tocca alle ragazze che si baciano. Stupide persone famose. No, no, non sarei così. Yeah, me neither. Giudizievole. Procediamo. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Ho bisogno di cambiare questo assegno. Wow. I didn't know you worked for the union, sir. Ok, quindi... dai. Anything else Andata. Ora abbiamo 150 real. No, you don't work for the union.
Esatto. Esatto, retorica. Bravissimo, esatto. Cazzo. Retorica è fantastico. Lo adoro. Fritz ha un magazzino nel retro delle Wheeling Rags. I don't know. Maybe. I don't really care what Fritz. Dai, dimmi qualcosa, su. Fine. Fritz doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Puoi dirmi qualcosa sul cadavere? I don't really know anything. I mean, I know it's. Conoscevi l'uomo? Not really. Quindi un po'. No. I didn't know. Da quanto tempo è lì? I don't know really. Ah, che palle, non sai niente. Cosa pensi sia successo? Non lo so. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Ecco, dai, magari, okay. Quindi una porta sul retro, quindi posso andarci io? Col cacchio. Col cacchio. Allora, andiamo a trovare questa questa porta da lasciare aperta. Tu, razzistone, hai qualcosa da dirmi? No. Allora, vai. Andiamo nel retro del Whirling in Rags. Magari è semplicemente una delle porte chiuse che abbiamo trovato qui. Aspetta, 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 perché qua... Vabbè, io ho una voglia di trovare quella tizia. Qua sopra non so come ci si arrivi. Vabbè, qua sopra però forse ci so arrivare. Sì, qua sopra ci so arrivare. Da dentro immagino che ci si arrivi, no? Forse è questa la porta? Andiamo un po'. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. No. It's nothing. Non è assolutamente questo. Allora probabilmente è di qua. Quindi dobbiamo fare il mega giro di Peppe. Ma visto che mi trovo qui, io proverei a vedere se c'è qualcosa di nuovo qua. Comunque qua c'erano i frigoriferi, c'era questa cosa qui. Ok, qui cosa c'è? Ma veloci ragazzi, su. A few bricks have fallen off. Revealed. Seems like an old bunker from the... Ok, un bunker. Vai, vai. Qui dovrebbe esserci la caldaia che vi dicevo e con la tizia che parlava. Questa. A thick layer of cold dust. Looks like it. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Guarda dentro. What are you doing? Sento parlare l'assassino dell'impiccato. Really? Should investigate. See if someone's upstairs. Sì, esatto. Ti prego. Ma io è quello che volevo fare dall'altra volta. Il problema è che upstairs. Ok. Qui è dove abbiamo scoperto tutta quella cosa dei giochi di ruolo, bellissimo. Devo prendere, mi sa, la... questa. Ok. E il problema è che io poi non so come salire. Cioè non ci sono scale qua per salire. Sì, la taglia di Emma, sì. Ah, forse è qui. No, vabbè, ma qua mi merito proprio un fail gigantesco. Cioè, ma serio? Io non avevo visto queste scale l'altra volta. No, vabbè. Cioè, non ho parole, non ho parole. Scarpe in una pozza di neve che si scioglie. Cos'è? Cartolina postale. Vabbè, non c'è niente qua però allora. Ah, ok, forse... No, col cavolo c'è qualcosa. Attenzione. 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 Non è che... Oddio, è lei. È la tizia... È la spacciatrice. Dadi poliedrici colorati, ce ne sono centinaia. Ah no, è una giocatrice di loro. È un master. Il distributore di caramelle è stato riadattato per contenere migliaia di dadi. Dai, dai, voglio parlare con lei. Hello. Ciao. I'm Nia. Una donna simile ad un uccello siede su un trono di strumenti con una luce smeraldo che brilla tra i suoi capelli. Did you try knocking on my window?
I must have missed you. I've been listening to my Milius. Okay. So what kind of die are you looking for? Could this be the malicious entity? Eh beh, sì. Perhaps it's wise to go along with this. She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her about this. Cosa intendi per milieu? Yes, a milieu is like a calling station. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Ok, lei fa parte di questo network di giocatori di ruolo. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed. I must have missed you knocking. Già. Io non ho bussato comunque. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. Let's talk dice. Did you have some? Perché mi chiedi dei dadi? I'm a novelty dice maker. Ah, sono una costruttrice di dadi. Addirittura. That's why you're here. Fantastico. Role playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Certo, certo, mi piacciono un sacco. Very good. My rate is 10 real per set. Unless you want something really unusual. Oddio, io devo comprare dei dadi. Look around and see if there is any particular stone you want to use. Ah, quindi le pareti sono coperte da file di pietre. Quindi lei fa i dadi a partire dalle pietre che scegli tu. Ma è bellissima questa cosa. As if the stones and dice are a natural part of the room. Growing out of the shells. This person means you or no one else. Absolutely no harm. Ah, meno male. No falsehoods are present. She's a novelty dice maker and doesn't have anything to hide. Ask what you need. Dice maker, che sarebbe creatrice di dadi, semplicemente è stato tradotto da questo LLM utilizzato per fare la traduzione automatica in dicitrice. Comunque, come sei diventata una costruttrice di dadi? How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused. Ah, era una gioielliera, quindi è pure, insomma, molto specializzata. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first. Ma chissà se si, ma esisteranno nella realtà dadi artigianali? Dadi artigianali. Sì, però non come li intendiamo noi. Ce ne sono diversi in realtà. Ti piacciono i giochi di ruolo? Especially, I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? Vero? Noi siamo sempre brave persone. Some of those nice people have big bucks to spend on novelty items. Certo. She's thankful for the security they provide her. Dai, ordiniamo un dado. Tell me what you have in mind. Conosci l'impostazione Wirral Untethered? Voglio un dado per quella. Hai qualche dado maledetto? Parlami del tuo dado più straordinario, vai. A star that fell from the firmament? Those cost more than 7 real. Are you sure? Certo. Yes, you definitely have the proper attitude. How about a pair of 100-sided dice? Made of ivory and inlaid with lodestone? A naturally occurring magnet to complement your magnetic. Due dadi da 100 fatti d'avorio e intarsiati con un magnete. Pieces of lodestone were used as the first magnetic compasses from which they derived their other name. Che figata, sì, assolutamente, li voglio. That's a stone for leaders. Sì, bravissimo, suggestione, sono d'accordo. And I can get these ready in 8 hours. It's true, magnetic dice are definitely different. When rolled together, the magnetic fields of the pips interact with each other to push and pull. Sì, sì. Great. See you in 8 hours then. Was there anything else? Cosa sai dell'uomo che è stato linciato dietro i Winnings e Rags? Really. Ricordiamoci che poi il giorno dopo dobbiamo tornare a prenderli. Non lo conoscevo. Who cares about the dead body? We might be dealing with a malignant entity here. The lieutenant looks at his notebook. Then the woman under the large window. Your window looks directly onto the court. Già. You're saying you didn't see or hear anything unusual last Sunday evening. I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Cosa ti intendi per trambusto quotidiano? Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers. Okay.
She's heard of the murder, but did not see it, sire. But I never saw anyone during that fateful Alleo. Non hai mai tolto gli occhi dal tavolo di lavoro per guardare fuori dalla finestra? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. Certo, se è buio fuori è chiaro. It's light here, but dark in the yard at night. Certo. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. Lavori spesso la domenica? It's an odd profession, making dice for people, but I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Ok, grazie. She nods. Anything else, officer? Dove siamo comunque? Cos'è questo posto? We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. Siamo in un nel camino di una vecchia fornace, ma bellissimo. Guarda i mattoni rubiconti che compongono i muri, anche se sono stati ridipinti, ci sono ancora segni di fuliggine. But when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay anyone. Beh, cavolo. Here, so that's a plus. Ah sì. Plaisance was right. There's an entity living in the chimney. Create here. Ho sentito che questo posto è maledetto. I've heard the stories, but I don't think those stories are true. E come spieghi cosa è successo alle aziende? Ah, aspetta, no. Mi ha mandato Plaisance. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Esatto. The energy spared her somehow. Ha dei sigilli. La libreria non sta andando così bene, non c'è quasi nessun cliente, la maledizione sta solo prendendo tempo prima di colpire di nuovo. Oh, right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in racks? Some people say it's part of the building complex. Parte del complesso condannato? È un edificio separato, però. Beh, no, anche lì non è che stia andando benissimo. And then there is me. Beh, neanche lei sta andando bene, immagino, no? I've been here for 14 years. Selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange. Vabbè, tanto noi non ci crediamo, quindi. Maybe it's just because she's so talented. Sì, certo. She's been able to woo the curse. Plaisance pensa che tu sia la fonte. Malignant entity? What does that even mean? Some kind of sorceress? What about you, officer? Do you think I'm the malignant entity? Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting no. you in this psychic quest. Decisamente exactly. No. Truth is always so disappointing. Esatto. And boring. Esatto, è sempre lì il problema del complottismo, che la realtà è sempre o molto più complessa di quello che credi, o molto più indecifrabile di quello che credi perché non ne hai le capacità, probabilmente le conoscenze, oppure banalmente noiosa, diciamo. But I'm glad we got this sorted out. Anything else I can help you with? That's all she has to say on the subject. She's been thorough and truthful as far as we can see. Plaisance is not going to like. Mi spiace per lei. Sai cosa è successo agli altri inquilini? Se ne sono andati. Are you interested in anyone specific? Oh, quite a lot of them spring to mind. Per esempio, il parrucchiere. Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. Ah, vedo che anche qui abbiamo paura delle novità. A bit of experimenting every now and then isn't già bad. Cosa c'è di male nello sperimentare? I clienti avrebbero dovuto avere una mentalità più aperta. I guess it just wasn't the time yet. Non è mai il momento giusto, cara costruttrice di dadi. Comunque la palestra it invece earlier, Jim. It was Artemidep's boxing era un boxing club. Community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. Chi era Artemidep? A kind man from Zhemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger. And that's why he wanted to start the gym as his way of giving back. Forse è quello di cui ha bisogno Kuno. Kuno? Who's Kuno?
È un piccolo gremlin rosso a cui piace profanare i cadaveri. Oh yes, you mean the kid with the sailor's mask? Sì, sì, sì. Yes, I've heard him yelling profanity. Esattamente lui. Al momento è estremamente tranquillo, guarda un po'. I think it would take more than a sì, la palestra è abbastanza rinforzata. Il progetto della comunità come ha funzionato? Quindi ha funzionato? Perché insomma, a giudicare da quelli che ho incontrato finora, non è che abbia funzionato moltissimo. It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of unfit. Oh, bene. It's not really full of that. No one would. Sì, grazie, logica. Sì, vabbè, giustamente tu chiaramente è la risposta che mi aspetto da te, giusto? Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Come mai le finestre rotte? Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Mm-hmm. Turns out the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff milius. Who would have... What's the snuff milieu? Okay. And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. Esatto, ma cos'è uno snuff milieu? It's a Sub Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get... What? Ah, snuff, come gli snuff movies, queste cose qua. Cazzo. Una radio che trasmette omicidi veri? Nothing changes in her tone as she says that. As if it's just another piece of information. Cristo santo. Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our problem. Okay. Good luck with that. It's not easy to immagino di no. Qualcuno qui ha fatto degli animali impagliati. You mean Mr. Fabron? Il tassidermista, sì. No, he mostly just did drugs. Droghe. Anything else? Ho trovato dei manichini inquietanti. There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years until the insect rights activists came. Giusto. Come gli insetti. Mm-hmm. The atelier produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. Okay. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. Giusto. And, naturally, all the most fashionable tastemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. Sono contento che qualcuno si sia preso cura di questi piccoletti. Boh, ma gli insetti non hanno cervello o sentimenti. Sì. Actually, insects do have brains, but yes, I understand what you're saying. I think the protesters took it a little too far. As she shifts around, you notice several dead flies on the windowsill in front of her. Va bene. Anything else? Cosa sono le pale del rotore e gli sci? They were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation. Perfetto. With all their money. Honestly, I think it's quite funny. Abbastanza. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashtkor or whatever. E che dicono queste trasmissioni? Usual, I imagine. But he's been thinking up all kinds of new business plans and can't wait to get started on them just as soon as he returns. Men like that are a curse. Yeah, but. Sure. But Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the bailiffs in 47. I have no idea why those skis and blades are still lying around in the house. Not much use now. They were just props. Why return them? Oggetti di scena, esatto. Ho trovato una strana macchina. Fortress Accident, the radio game studio. She liked them. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. They certainly took their work very seriously, even if they seem to be chronically liberal with their schedules. Cosa intendi? The usual. They ran out of money and couldn't get the project done on time. Well,
I did hear them talking at times. Okay. They seemed to believe they were historical individuals on some grand quest. She sounds almost mocking when she says that. Da quello che ho visto, il progetto sembrava abbastanza impressionante. Yes, sì. But when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know how the markets are rigged to keep out new businesses and so okay. on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show okay. She's right. Showing up to work on time is important. Il progetto sembrava fantastico. Not the wisest decision. You would have lost all your savings. Beh, sì. The dice is black and filled with little silvery flakes. Anything else? C'era, no, sì, volevo un attimo Fortress. She liked. There were an int- they certainly did well. Selezionare l'altra scelta. That's what I thought. Because when the money started to run out, they just began to complain a lot about okay, okay, okay. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something. She's right. Showing up to work on time is important. Still, not everyone is going to make it. The dice is black. Anything no. else? Ok, c'è un terrificante orso di taxidermia in cantina. Oh boy, the fabled Revosho ICT. You're in for a treat here. The place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. Ah, sì, bella. Indeed. What were the other? Vai, quali erano? Really just one. And it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. Okay. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dare to disturb their bored magazine browsing. Okay. Sounds like she really didn't like those girls. Fritte does the same thing. Conosco una ragazza proprio così, lavora a Fritte come cassiera. Employing silky teenage girls is a widespread practice, yes. Unfortunately, they always come in packs. I'm talking about acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering okay. in the shop. At least that's what happened with Ravisho ICT, and they already had the bear. E l'orso? The bear. Sì, non ha funzionato, of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravisho ICT lost the price war to its rival, Glace 5000. Glace 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece. Out of range. È il mercato. Maybe, because the taxidermist who made the bear definitely wasn't. Doing his job, he said that the bear was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. Benissimo. Called it Sounds cool. Megatherion. Megatherion, a mega wild beast. E cos'è? It's an imaginary beast that guides you through life by telling you to do more drugs, mostly. The horrific necktie tightens around your neck. Strangely excited. But it doesn't feel particularly fun. Io non mi drogo. You shouldn't do them. You're a police officer after yeah. all. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Sembra quasi triste. Anything else? Ho trovato il citofono dell'edificio, ma non funziona. Right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells non funzionano, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. Ah, sto cercando di ripararlo. Must belong to her then. Quindi mi sta dicendo che il campanello con il cartello vuoto era il tuo? Right. Sì. I haven't even written my name there. As I said, it's quite mi chiedevo riguardo alla Whirling in Rugs, fa parte dello stesso complesso di edifici? Say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. Mm. That explains why you can call the Whirling from the intercom, albeit okay. without. If the Whirling is part of the same building, then it's part of the doomed yeah. commercial area. C'era il nome East Delta Pinball. Right. It used to be a gaming una sala giochi. This is an ancient failure mm. before my time. I'm not surprised, however. Carino. My advice, don't base your business on a fad. Hypnotism, floriography, giusto. Trick track, especially pinball. Agreed.
Pinball is the worst. His disdain for pinball could not be clearer. È successa una cosa strana quando ho provato a chiamare una società chiamata Slipstream SCA. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. È vero. È vero, hanno risposto. Are you sure it was Slipstream SCA? Was it a woman? Ah, forse era Pleasance. Maybe it was Pleasance. No, non era lei. All right. But did this person say? Ha detto che era della Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics. It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? No. No. It was something else. It was too real to be just a prank. Either we're dealing with. No, era qualcos'altro. Oppure potrebbe essere stata una specie di rara anomalia elettrica. A prank is more likely, no? Oh, the kids these days. We were just one of them and now. Sure, I'm listening. I'm pretty sure. Sure, I'm good. I hope it clarified things a bit. Perché i suoi affari non sono falliti 3%, niente. Va bene. As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. Forte. So cool. From a distance. Da dove viene? Da un tramonto. Flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. They squint at lights and they solve shit. What are you? Deaf? They're perfect. Like rockstar politician and drug addict teacher. Embrace the superstardom you've worked so hard to establish. Sì, sono io. Ho definito duramente il mio essere superstar. Yeah, you have. You're a big dick cop. Dick Mullen. Salam Rocky Bai. Badass on the edge disco cop. Time to recede into a ludicrous fantasy world. Here we go. Camera. Lights. Azione. With a sudden flash, the world freezes around you, and you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette. Ah, vediamo un po'. Abbiamo sbloccato Superstar. Meno due logica? No. Ma poi chissà cosa sblocco dopo, però meno due logica, cacchio, è invalidante per come sono io. Ok, dobbiamo andare da Pleasance a riferire, giusto? Sì. E poi mi sa che stacchiamo perché è già ora. Aspetta, dov'è che... Non c'era il modo di entrare direttamente da lei qua? Ah sì, da qua sì. E niente, la porta della donna la dobbiamo aprire nella prossima puntata. Che non c'è tempo ora. Almeno cerchiamola, dai. Almeno la provo a cercare, così la prossima volta siamo già in... Puoi mettere questo, per favore? Grazie. Senti un po'. Ho parlato con l'entità di cui mi hai parlato. Il suo nome è Neha ed è una creatrice. Non è una maga. È una donna d'affari, semplicemente. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? The narrative she's built herself. It does. Esatto, basta, hai rotto le palle. Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. To hell with it. Perchance you ought to just lie, sire. Non ho ancora una risposta. C'è un'altra entità. Lei dice che non c'è nessuna maledizione. Too many inconsistencies. What kind of talk is that? Good luck persuading her. Some people lo so. Anything. Lei è attiva da molto tempo. Because her business consists of the psychic leech that's been feeding the curse. I see that you've fallen for her manipulation, detective. The investigation is over. I just hope that you haven't made anything worse by going in. Thank you for nothing. Please do buy some books or be on your way.
E niente, purtroppo. No, no, non pot- bravo, bravo, esatto. Stavo per dire esattamente la stessa cosa. Non c'era modo proprio di convincerla. È troppo andata. Allora, io direi di dimenticare questo, che mi dà dei malos brutti. E poi posso interiorizzare qualcosa? Un meno 1 a retorica. Porca miseria, ma come meno 1 a retorica? Ma è il mio piatto forte. Anche logica in realtà. Beh, logica però 8. Posso sopportare un meno 2 per un po' di tempo, no? Dai, proviamo. Vai. Ok, adesso. Usciamo. E andiamo a vedere dove possiamo trovare questa porta da aprire. Credo che sia... no, di qua. E poi vi saluto. Oh, ci siamo dimenticati di scambiare le bottiglie da fritta. Dio, ci sarebbe anche Joyce con cui parlare. Vediamo un po', cioè possiamo riferirle che abbiamo parlato col capo dell'unione. Ecco qua. Esatto. And how did you like Mr. Clare? Ti è piaciuto? No. È un eroe, è un socialista, gonfiato, potrebbe essere buono. Posso fare affari con lui. Non è il campione che ho scelto. Facciamo così. Come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power? Corruption. That's how he's done it. Fantastic. Vermlike. Corruption. Reaching into the bowels of the earth. The position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you understand. Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt verm myself. How could I stop you? Are we not human? Are we not curious? Yeah, sì, sì, vabbè, dai, dai, stiamo spettacolando, ho capito, ti piace. It would be quite interesting. Sì. Il signor Everett mi sta aiutando a trovare la mia pistola. That's so helpful of him. The lieutenant looks at you and you can swear his jaw. When I said be wacky, I didn't mean wildly, grossly irresponsible. E vabbè, dai. Conventional police officers sometimes lose their guard. Ah, è vero, non gliel'avevamo detto. To gauge their reactions. It's all part of. Che stupido. Non mi ero ricordato che avevo proprio espressamente fatto attenzione a non dirglielo. Incredibile. Simply incredible. And how is it going? Has this detecting produced a gun? No. Well, maybe he's not as helpful as you thought then. L'ho aiutato ad alzare il riscaldamento. Did you now? What sort of borscht is he making? Il cuoco lo prepara per far ubriacare gli scioperanti. The strike brew. That's a classic. And by turn up the heat, I presume you mean put more alcohol in it. Why, if I may ask, why make them more drunk? Aren't they corked enough? Yes, detective. What were you hoping to accomplish with this strange thing? No, aspetta, io non... il contrario in realtà. No! No, io non l'ho alzato. L'ho abbassato. Ah, ok. Beyond curious. I will choose to interpret that as you turn the alcohol. Bravissimo. Because I don't like the idea of them anymore. Neanche a me, infatti. Of course, detective. Should something until then. Vabbè, alla fine non c'avevamo molto da. It's clear you like the hard stuff, Bruta. Resistenza. In che senso? Evening falls. The time is giuramento. Blood and flesh. Cioè? Lower intestine. The term is. Ok, ma cos'è? Fascism, ma many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut? Chi ti dice il tuo istinto che è la fonte del problema di Revachon? Beh, ma tu non eri il mio sistema circolatorio.
L'anello debole. I finanziatori, gli accademici di sinistra. I finanziatori. Le donne. Men of war. You don't like them. They're insane. Their idiocy needs to be scrubbed off this world with rubbing alcohol. Woo men need to go back to the fucking kitchen. What the fuck? That's what fascism boils down to. The okay. Rest is also important. Ah, ok, ok, mi sta spiegando che cos'è. Okay. Sto avendo una specie di attacco di stomaco. Verità di stomaco. Perché? Because you've said the hard things that others won't say. The good things, you've said them many times. Fascismo suona così male, però. Se lo chiamassimo in un altro modo, tipo tradizionalismo? Okay. Yes. Okay. That sounds much better. Traditionalism. You like the sound of that. Ho preso una decisione sul fascismo. You're going to keep your voos, right? Keep your voos, Brota. Non mi farò prendere in giro da un mal di pancia. Manterrai il tuo giuramento. Ma aspetta, ma di che cazzo stiamo parlando? Non mi farò prendere in giro da un mal di pancia. There's a slow, painful growl somewhere in the intestines. It is one of betrayal. Quindi ora vomito. Va bene. Allora andiamo a vedere dove è questa porta. Credo che sia qui a questo punto, no? Questa forse. Salviamo, così controlliamo se è questa. No. Ah no, giusto, questi sono gli appartamenti. Dove diavolo è? Forse è questa? Sì. No. Sì, è questa. Ok. Perfetto. Salviamo e la prossima volta apriamo la porta, come ci ha diciamo detto di fare il boss. E magari diamo una sbirciatina dentro. Perché noi d'altronde siamo la polizia, no? Quindi possiamo. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie per la compagnia. E fatemi sapere nei commenti se avete qualche cosa da sottolineare o da aggiungere. Ciao, alla prossima, un saluto.